Bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari, furbetti del cartellino all'ospedale Don Tonino Bello di Molfetta. L'indagine della Guardia di Finanza, che si è protratta per oltre 2 anni, ha fatto emergere circa 300 episodi di assenteismo, ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di 30 persone. 12 di loro sono state arrestate. Si tratta di 5 medici, una caposala, un'infermiera professionale, 17 impiegati amministrativi, 5 impiegati tecnici manutentori e uno esterno all'ASL. I reati contestati a vario titolo sono truffa aggravata ai danni di ente pubblico, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale, abuso d'ufficio e peculato. I provvedimenti sono stati notificati a Molfetta, Giovinazzo, Biceglie, Barletta e Foggia. La ristrutturazione del pronto soccorso del Policlinico di Bari prosegue a ritmo serrato e si concluderà tra 90 giorni. Il cantiere, si legge in una nota dell'ospedale, sinora non ha determinato alcuna rimodulazione dell'attività assistenziale, ma in quest'ultima fase del progetto, che prenderà il via mercoledì 10 luglio, è purtroppo necessario intervenire sugli spazi di cura attuali, che saranno temporaneamente spostati in ambulatori d'emergenza, con qualche prevedibile disagio per i pazienti. La riorganizzazione logistica dell'area d'emergenza assicurerà un'effettiva separazione dei pazienti in ragione del loro livello d'urgenza, con spazi dedicati dotati di tecnologia d'avanguardia, radiologia con TAC ad alta risoluzione, ambulatori specialistici. Si tratta di un profondo cambiamento della logica assistenziale del Policlinico, spiega il direttore generale Giovanni Migliore. La realizzazione di un'area di emergenza triplicata negli spazi andrà finalmente incontro alle aspettative dei cittadini. Proseguono senza sosta gli incendi a Bari. I residenti dei quartieri coinvolti, stanchi di non ottenere risposte, si organizzano in ronde notturne. Il punto della situazione nel nostro servizio è subito dopo un altro fenomeno, quello dell'abbandono degli ingombranti a Bari. Oramai si organizzano in raid notturni. I residenti di Japigia chiedono risposte all'amministrazione comunale e alle forze dell'ordine sui fumi potenzialmente tossici che oramai da anni sono costretti a respirare. Giorni fa il Comitato dell'Ordine Pubblico e la Sicurezza sul tema, ma nelle more di una pronta risposta si organizzano e decidono di affiancare i Rangers d'Italia nelle ronde di notte, nella speranza di beccare i responsabili dei roghi nelle campagne. Perché ci siamo spaventati per la colonna di fiamme e fumo visibili da gran parte del rione, hanno scritto ieri su Facebook, a corredo delle foto dell'ennesimo incendio, fortunatamente domato. Cosa resta, si chiedono. Resta un'aria che non va respirata, un'aria che ammorberà tutto ciò che incontra e toglierà il sonno a molti di noi e che dovranno rinchiudersi in casa nella speranza di avere a disposizione un condizionatore. Ma ancor di più, continuano, resta l'amarezza di una comunità, parola a noi cara, come al nostro sindaco, che non vede una decisa e strutturata azione di contrasto a quei criminali che, in nome di chissà quale interesse, hanno scelto di avvelenare terra e aria. Siamo amareggiati, scrivono ancora, perché crediamo che le istituzioni non abbiano realmente messo al primo posto dell'agenda di governo della città la lotta a questo fenomeno. Ieri sera l'ennesimo caso in via La Pira, ma solo l'ultimo di una lunga, lunghissima serie. Cosa occorre, si chiedono ancora dalla pagina del comitato, per vedere il territorio presidiato dalle forze dell'ordine, semmai coadiuvate da associazioni di volontari pronte a mettere a disposizione l'esperienza e la professionalità dimostrate sul campo? E cosa si aspetta per rimuovere quegli accumuli di plastiche e di altri rifiuti pericolosi, abbondantemente documentati, denunciati e georeferenziati? Noi chiediamo risposte, concludono, le pretende una comunità preoccupata per la propria salute. E accanto al fenomeno dei roghi tossici ce n'è un altro che nelle ultime settimane ha subito una brusca impennata. Parliamo dell'abbandono selvaggio di ingombranti per strada, non pezzi sporadici, non in periferia. La questione assume proporzioni preoccupanti, si sviluppa anche in strade centralissime in cui, in corrispondenza delle isole ecologiche, rimangono per giorni accatastati mobili che sembrano il risultato di veri e propri traslochi. E nonostante l'aumento delle sanzioni, più di 400 nelle ultime settimane, il senso di impunità di coloro che continuano a infischiarsene delle regole persiste. La denuncia arriva dall'assessore comunale all'ambiente Pietro Petruzzelli, che su Facebook non nasconde la propria frustrazione. Racconta del potenziamento del servizio di raccolta garantito da Mio Puglia attraverso macchinari più capaci, ma non basta. Dite quello che volete, conclude l'assessore, ma la colpa di tutti questi mobili buttati per strada non è colpa né nel comune né dell'Amio, ma di alcuni cittadini che disprezzano la città e tutta la comunità.
È stato beccato all'interno di un garage di via Ligonzo con 100 dosi di eroina, 25 di cocaina, 720 grammi di hashish e 60 grammi di marijuana e per questo è stato arrestato dai carabinieri. A finire in manette nelle scorse ore a Bari è stato un 46enne pregiudicato del quartiere Madonnella. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato ristretto nel carcere di Bari. Un altro pusher invece è stato sottoposto agli arresti domiciliari a Iapigia. L'uomo, un 31enne, è stato sorpreso in via Caduti del lavoro mentre cedeva tre involucri di cocaina a un giovane della provincia in cambio di 30 euro. Due uomini di 45 e 53 anni sono stati arrestati dai carabinieri a Poggiofranco. I due, grazie a una segnalazione giunta al 112, sono stati intercettati in sella a due biciclette appena rubate dall'area di parcheggio di un condominio. L'immediata perquisizione personale messa in atto dai militari ha permesso di rinvenire addosso agli arrestati vario materiale da scasso sottoposto a sequestro. La refurtiva quindi è stata restituita al legittimo proprietario, mentre i due uomini, entrambi del quartiere Libertà, sono stati sottoposti ai domiciliari. PSR, l'Alleanza delle Cooperative, scrive una lettera a Emiliano per chiedere una risoluzione immediata sulle note questioni dei ritardi delle misure. Il punto nel servizio di Roberto Maggi. Applicazione immediata delle misure del decreto emergenza, sblocco della 4.2 del PSR e risoluzione delle problematiche delle altre misure di investimento. L'Alleanza delle Cooperative lancia un messaggio di allarme attraverso una lettera indirizzata al presidente della regione Michele Emiliano per chiedere una risoluzione immediata sulle questioni più volte denunciate che oggi sembrano aver portato a una vera e propria emergenza del settore e la crisi di questo periodo rischia di mettere in ginocchio non solo il singolo comparto. Molte aziende hanno programmato investimenti, alcune hanno anticipato le somme necessarie all'adeguamento tecnologico. Per sopravvivere alla concorrenza dei competitor stranieri, la scelta è stata quella di puntare sulla qualità, ma senza il sostegno atteso con il PSR il sistema rischia di collassare. I ricorsi hanno già rallentato l'erogazione delle risorse e questi ritardi rischiano al 31 dicembre di portare alla perdita dei fondi europei. L'Alleanza chiede, tra le altre cose, che si pubblichino al più presto le graduatorie della misura per il settore agroindustriale. Un mondo che, come avete potuto ascoltare direttamente, vive ore drammatiche perché sono mutui che vanno avanti nelle banche, sono impegni, ci sono presidenti che hanno dovuto firmare fideiussioni e qualcuno sa che cosa vuol dire una fideiussione non rispettata. Sullo sfondo la situazione politica con le dimissioni dell'assessore Leo Di Gioia che hanno lasciato in mano a Emiliano la delega per l'agricoltura e soprattutto una bruttissima gatta da pelare. Difficile immaginare che qualcuno accetti ora, a meno di un anno dalle elezioni regionali, una poltrona così bollente. Questioni però che all'Alleanza delle cooperative interessa solo nella misura in cui porterà a delle soluzioni urgenti per le varie questioni sul tavolo. Degli scossoni politici diciamo che siamo costretti un po' a seguirli, a subirli, ma come ribadito prima, adesso la politica tutta deve rimboccarsi le maniche e deve cercare di risolvere il problema. Agli occhi dell'India non c'è presunzione di innocenza. I Marò erano colpevoli di omicidio ancora prima che le accuse fossero formulate. Lo ha detto l'ambasciatore Francesco Azzarello davanti al Tribunale Arbitrale Internazionale all'Aia, rivendicando per l'Italia la giurisdizione del caso. I Marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, ha detto l'ambasciatore aprendo l'udienza, sono funzionari dello Stato italiano impegnati nell'esercizio delle loro funzioni a bordo di una nave battente bandiera italiana in acque internazionali, pertanto sono immuni dalla giustizia straniera. Di diverso avviso il rappresentante di Delhi. L'Italia sostiene di avere l'esclusiva giurisdizione sulla vicenda, ma bisogna tenere a mente che l'India e due suoi pescatori sono le vittime di questo caso. Due esseri umani a bordo di una barca indiana sono stati uccisi da individui che erano su una nave commerciale. In chiusura il secondo inedito dell'artista barese Renato Ciardo, dopo il grande successo di Ciaddi arriva Tiengo la Susta, vi riproponiamo il servizio. Tiengo la Susta, Tiengo la Susta, la Susta vera. Arriva il secondo singolo, sicuramente più strutturato, più complesso di Ciaddi, molto molto diverso. Diverso sì, perché
Diciamo che questo è un brano, un reggaeton spanish, che richiama un po' il genere spagnolo, se vogliamo. Infatti c'è questa chitarra che irrompe, suonata dal grandissimo Pasquale Maglione, e che appunto porta il pubblico alla Spagna, insomma. E arrangiamenti miei, testo scritto da Silvia De Sandi, che tu conosci. E poi vabbè, ho voluto mettere il fior dei musicisti che stanno in Puglia, quindi c'è Savio Vurchio alla voce, c'è Cipollone al basso, c'è Tony Santoruvo alla tromba, c'è questa tromba spettacolare, spagnoleggiante sempre, e poi vabbè ci sono io che ho suonato chitarre, percussioni, voci, eccetera eccetera. E mi chiama, si sente, mi manda, mi offende, richiama, si tente, si accende, si spegne la fin pure io so quel car. Ah. È un brano, lo dicevamo prima, più complesso rispetto a CD. Arriva d'estate un nuovo singolo, ci dobbiamo aspettare qualcos'altro? Un EP? Un disco? Guarda, stavi nei miei pensieri con questa domanda. Stiamo pensando di far uscire un CD completo, quindi dove ci sarà CD, Tengo la Susta, il twist del commercialist, che non è stato ancora pubblicato ma è stato pensato già 3 anni fa. E magari un pezzo nuovo su San Nicola, e questo stiamo pensando con Silvia, quindi vabbè, rimanete connessi e mi raccomando, andate su YouTube, sulla mia pagina, perché il video sta là. Tengo la Susta. Renato Ciardo ora tiene la Susta. Come la si fa passare? La Susta, e la Susta o si fa passare con la donna che tu ami, oppure sempre con la donna che tu ami, ti vai a fare un viaggio, magari il più lontano possibile dalla Puglia. Ma la Susta che cos'è? La Susta è questa. L'informazione termina qui, vi ricordo che per notizie e aggiornamenti potete consultare il nostro sito internet www.telebari.it. Grazie per averci seguito, a più tardi con l'informazione di Telebari. È offerto da sgservicesud.it. Amici Trebi Meteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì, che comincerà a essere un pochino più variabile nelle regioni settentrionali e nelle zone interne dell'Italia centrale, per l'arrivo da un lato di correnti più umide e fredde dal nord Atlantico e poi per una goccia fredda, si chiama così, c'è una zona di instabilità che arriva dall'Europa occidentale. Se controlliamo la nuvolosità prevista sull'Italia, cominciamo a vedere in effetti un po' di ammassi nuvolosi attorno al nostro paese. Una arriva, come vi dicevo, dal nord Atlantico, uno dall'Europa occidentale, e si danno bene o male appuntamento proprio sulle nostre regioni centro-settentrionali. Come precipitazioni nella prima parte del giorno poco da segnalare, ma poi tra pomeriggio e sera cominceranno a formarsi un po' di temporali soprattutto al nord, e in serata in particolare potremo avere fenomeni anche piuttosto intensi. Quindi in definitiva ci attende un martedì un po' più variabile al centro-nord, diciamo, con un po' di nuvole. Queste acquazzoni sull'Italia centrale in realtà riguardano le zone appenniniche principalmente, invece il nord Italia, specie il nord-ovest, nella seconda parte della giornata inizia a vedere temporali anche forti. Porteranno aria più fresca, invece attenzione al sud, ancora gran caldo. Con questo è tutto, per i dettagli sulle vostre località scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Il meteo è offerto da sgservicesud.it.